Oggi a confronto diversi soggetti che sono coinvolti al tavolo dell'agroalimentare. Esatto, e noi abbiamo organizzato questo convegno come comitato scientifico del Comune di Milano che vuole mettere insieme tutto il mondo della ricerca scientifica nel campo agrario e nel campo degli alimenti con il mondo delle imprese, in particolare delle imprese agrarie e delle imprese industriali. L'obiettivo di questo è organizzare, come abbiamo fatto in tavole rotonde, la possibilità di far emergere le nostre pratiche migliori, le nostre innovazioni tecnologiche che consentono anche al sistema agroalimentare di migliorare e di presentarsi poi a Expo con delle buone idee, con delle buone pratiche, con delle buone innovazioni. Quali sono secondo lei queste innovazioni tecnologiche che già ci sono, che potrebbero essere presenti? Possono riguardare il campo per esempio delle nanotecnologie avanzate nel campo alimentare, possono riguardare invece nel campo dell'agricoltura delle pratiche che consentono di produrre bene risparmiando energia, risparmiando biodiversità e conservando meglio la fertilità dei suoli. Poi sempre nel campo alimentare buone pratiche possono essere quelle di produzione di packaging, materiali di packaging molto avanzati che consentono una durabilità maggiore dei prodotti alimentari e nello stesso tempo intelligenti perché possono segnalare eventuali contaminazioni o invecchiamenti. Come incidono gli aumenti dei prezzi sul futuro dell'alimentazione mondiale? C'è un problema, come appunto ribadiva adesso l'onorevole De Castro, che negli ultimi anni quello che è successo è che l'aumento della produttività agricola è cresciuto meno di quello che è stato l'aumento della domanda e quindi i prezzi delle materie prime stanno aumentando. Ora ci chiediamo se questo è un fatto strutturale oppure se continuerà così. È chiaro che un'incidenza anche limitata sulla domanda può provocare delle grandi tensioni a livello anche planetario, guerre e rivoluzioni sono nate a causa della crescita del pane. Bisogna dare delle risposte, le risposte passano attraverso la ricerca scientifica, si può aumentare la produttività, si può rendere i terreni agricoli più produttivi senza necessariamente sottrarli dall'agricoltura verso lo sviluppo urbano residenziale e quindi il convegno di oggi serve proprio per mettere in moto un processo di discussione di quali sono le possibili soluzioni che possono evitare che si creino delle tensioni a livello internazionale. Ad esempio ero in Israele l'altro giorno e mi hanno fatto vedere un nuovo tipo di sistema di piantazione che può portare senza l'utilizzo di piante geneticamente modificate ma semplicemente l'utilizzo di piante attuali all'aumento del 40%, quindi ci sono dei software particolari e la cosa più incredibile è che in Israele, che è dove è nata l'innovazione, come vediamo oggi, perché è un paese che non erano agricoltori, non avevano risorse, quindi sono dovuti ingegnare per poter trasformare del deserto in delle piantazioni. Ormai quello che sta succedendo è che nei centri di ricerca principali si sta osservando che c'è un aumento delle società nell'agrotech a fronte e una diminuzione nel campo invece biotech e quindi la ricerca agrotech sta riprendendo una posizione importante che aveva perduto nell'altro tempo, quindi si rivede appunto che c'è molto potenziale nel campo agricolo. L'Expo sarà un'occasione per affrontare delle sfide mondiali molto impegnative per l'agricoltura, come si può conciliare questa esigenza con a volte degli interessi economici da parte di molti stati, sia europei ma anche a livello mondiale? Ma io credo che sia davvero importante la riunione di oggi per rimettere al centro le grandi questioni che sono intorno all'Expo. L'Expo non è una fiera, ricordiamolo, è l'occasione di affrontare le sfide globali. Il tema del cibo oggi è una delle più grandi e più difficili sfide che abbiamo di fronte. Abbiamo ogni giorno 220.000 consumatori che si uniscono ai consumatori di oggi, il che significa che dobbiamo creare più cibo per una popolazione che non solo cresce ma cambia dieta alimentare e consuma più proteine animali rispetto alle proteine vegetali. Questo fa cambiare radicalmente l'equilibrio sui mercati agricoli. Sta diventando un problema molto serio il andare a caccia di terra, cioè trovare l'unica terra disponibile che può fornire
alimenti, produzioni per quei paesi che sono già oggi a rischio di sicurezza alimentare. Dunque un tema che coinvolge tutti, non solo i paesi in via di sviluppo. Il rischio che a un certo punto possa scarseggiare il cibo? Ma il rischio in prospettiva già c'è. Perché abbiamo visto, e i numeri ne parlano chiaro, un tasso di crescita della domanda che già oggi è superiore al tasso di crescita dell'offerta. Se la situazione va avanti così, e evidentemente tutto lascia pensare che va avanti così, perché vediamo ancora quest'anno 7-8% di aumento del PIL in Cina, quindi l'aumento del reddito provocherà ancora di più uno spostamento delle diete alimentari verso le diete più simili alle nostre. E quindi è evidente che nell'arco di pochi anni avremo già un problema di squilibrio, il che significherà certamente ripensare al problema dello spreco.